Un neonato lasciato nella cosiddetta ruota degli esposti della clinica Mangiagalli di Milano è il primo dal 2007 quando venne riaperta. Donatella Negri. Lo immaginiamo, il cuore batte all'impazzata, premuto il pulsante, la saracinesca si alza. Un solo pensiero lo faccio per lui, il tempo di adagiare il neonato nella collina termica, poi la saracinesca si abbassa. Questo invece lo sappiamo, la mamma che ieri a fine pomeriggio ha abbandonato il figlio nella culla della vita, moderna versione della ruota degli esposti, alla Mangiagalli di Milano, era disperata. Amava il bimbo partorito certamente in casa, 6-7 giorni prima, i medici confermano, è ben curato. Ha lasciato un pacchettino con dei vestiti di colori strani, ovviamente nessuno di noi dirà mai come sono per ovvie ragioni, ma soprattutto ha lasciato un biberon con dentro il suo latte tirato, latte materno. Qui l'hanno chiamato Mario, sta bene, carnagione chiara e solo un po' sottopeso, 1,7 kg. Tutte le infermiere eccetera, ma anche i medici sono lì a coccolarlo. Installata nel 2007, nessuno sinora vi aveva lasciato un bimbo, ma tutto ha funzionato al meglio. Giù la saracinesca sono scattati 3 allarmi via SMS, immediati soccorsi e nel riserbo assoluto. Il mondo di internet in allarme.